tra calcio e realtà con importanti novità. Adesso la nostra Tina Turner. Ecco. Fra poco il nostro ingegnere Luigi Di Stefano con grandi novità sui Marò. A fra poco. Allora amici e amici, stoppiamo la nostra sigla, la sfumiamo e abbiamo in diretta, subito la regia ce lo mette in diretta, l'ingegnere Luigi Di Stefano. Ingegnere, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Bene, bene. Allora, noi sappiamo, abbiamo anche preannunciato delle novità importanti e interessanti sulla questione dei nostri due fucilieri di Marina. Ingegnere, le lascio la parola. Sì, è vero, sono novità importantissime che attengono ai documenti giudiziari indiani, perché insomma adesso si può dire, io fino ad agosto, quando ho visto che l'India aveva presentato al tribunale di Amburgo tutta una serie, un documento di accuse contro i nostri due fucilieri, quindi sì, ribadiva in modo perentorio che loro fossero i colpevoli degli omicidi, ho chiesto al tribunale di Amburgo di avere gli allegati a quel documento. Sì. Dato che sembra che in Germania le scrivanie e i cassetti non ce l'hanno, il tribunale d'Amburgo nel giro di 6 ore mi ha mandato tutto, quindi adesso ho disponibili tutti i documenti giudiziari indiani dal giorno dei fatti, 15 febbraio del 2012, fino a oggi. E questo significa che tutta la critica, tutto l'esame, tutte le prove che sono emerse, che i nostri sono innocenti e che prima erano riferiti a quelle che in gergo si chiamano fonti aperte, sì, ad esempio vedo la fotografia del peschereccio affondato e quindi scrivo hanno lasciato affondare il peschereccio, non è ovvio, e così via, adesso si baseranno proprio sul riferimento dei documenti ufficiali indiani e quindi sarà tutto molto più incisivo, perché l'India ormai non può più smentire quei documenti perché li ha dati a un tribunale internazionale
come prova a sostegno della pretesa colpevolezza di La Torre e di Gironi. Sì. Quindi quelli ormai è come se fossero di marmo. Certo, certo. È come... Pronto? Ecco, ci sono problemi con il collegamento, vediamo subito di porre rimedio al tutto. Cari amici, ha detto delle cose interessanti e importantissime il nostro ingegnere Di Stefano. Vediamo se riusciamo a... la regia riesce a ricontattarlo. Un attimo ragazzi, vediamo, siamo tranquilli. Intanto mettiamo un po' di musica. State calmi ragazzi. Ecco, pronto? Pronto ingegnere? Allora dicevamo che praticamente emerge già un primo esame che la perizia balistica non è perizia balistica, ma è un documento vago, senza un numero, senza un... non ha nulla da perizia balistica, no? Però alla fine da perizia balistica si dice che i proiettili sono i nostri. Sì. Poi c'è ad esempio l'esame delle scene del crimine, c'è un documento di 5 pagine in tutto in cui un poliziotto, un investigatore, insomma uno che non è, allora lui in 5 pagine esamina le salme. Va bene, il peschereccio e la petroliera, no? Che lunga 250 metri, e da lì conclude che le pallottole sono le nostre, 556, no? Che è una cosa che se uno in un tribunale qualsiasi presenta un documento del genere, no? Io vado da un magistrato e gli dico: io ho esaminato 2 salme, una petroliera e un peschereccio, ho fatto tutti i rilievi, bla bla bla. Quello dice: vabbè, dice, dove sta il faldone? Dice: no, veramente sono 5 fogli, no? Te cacciano dal tribunale. E certo. Questo è il concetto, no? Quindi, sì. Come ha detto Sir Daniel Bedlam, l'avvocato italiano e inglese, che è uno, quanto sembra, che dovremmo dare cittadinanza onoraria, nella sua ringa, l'India ha costruito un castello di carte. Questo è il concetto, questo è quello che viene fuori esaminando questi documenti. Ho capito, ecco, e questo è importantissimo, perché veramente si deduce che questa è gente che sta ammenato il camperlaia, ammessato nel fango. Esatto. Ha rimestato nel fango. Tutto quello che ho letto non c'ha nulla dell'inchiesta giudiziaria, è tutta una cosa campata per aria, è tutta una cosa campata per aria che non trova riscontri da nessuna parte, sono tutte chiacchiere che potrebbe essere scritte da chiunque, eccetera eccetera, no? Insomma, nella statistica, quella che loro chiamano perizia balistica, c'è scritto che hanno trovato sui vestiti delle vittime, mi pare, tracce di copper, di rame, no? Sì. Va bene, come uno vorrebbe dire, vedi, i proiettili italiani sono coperti di rame, però lui dovrebbe scrivere che tutti i proiettili del mondo sono coperti di rame, certo. Non ce n'è uno che... Va bene, allora è messa in questo modo, è veramente, ma è chiaro che è rivolta a... prima di tutto a un pubblico completamente ignaro, no, di queste cose, certo. Perché insomma magari gli ha fatto il militare, oppure ricordano che i proiettili sono tutti ramati, però chi non l'ha fatto, quindi tutte le donne per esempio che ne sanno, quindi sono portate a pensare: oh, vedi, pure i proiettili nostri hanno il rame, questi hanno trovato il rame sul vestito, sulla maglietta del morto, ma è ovvio, che altro ce lo trova, o zirconio, che ce lo trova. Insomma, so tutti, invece, una perizia balistica seria prende quei residui, fa l'analisi con lo spettrometro di massa, tira fuori le singole molecole dei vari componenti, sì, e ti dice a quale proiettile
quei residui metallici appartengono. Allora, è chiaro che se noi trovavamo una perizia balistica fatta bene, secondo le regole canoniche della perizia balistica, noi non avremmo potuto di niente, perché quello ci dava la composizione chimica del materiale del proiettile italiano, no? Sì. Non è che potevamo contestarla, ovviamente ci doveva essere presente l'ufficiale di carabinieri nostro a fare gli esami, no? A fare i rilievi. Certo. Invece così uno non c'ha manco bisogno di contestare, uno deve dire: questa non è una perizia balistica, questo è un foglio come aveva scritto mia nonna. Questo è il concetto, vedete tutta la questione. Eh sì, sì. Però, praticamente è così, infatti. Quindi l'importanza è che noi adesso abbiamo finalmente tutti i documenti indiani che erano stati tenuti per 3 anni e mezzo chiusi nei cassetti, in cui loro dicevano, proclamavano continuamente, quei veli nei giornali, sul Peschereccio abbiamo trovato i pallottoli di italiani, nei morti abbiamo trovato i pallottoli di italiani, su questo, su autopsia abbiamo trovato, lì se sono sbagliati hanno preso una toppa di quelle terribili fin dal principio, però è un castello di carte, castello di carte, questo è il concetto di fondo della, di quello che è uscito, dato che questi documenti mi vengono da fonte ufficiale, da fonte sì. istituzionale, la dagli un tribunale internazionale, non li muove più nessuno. Questo, ecco, questo è importantissimo, eh? È ovvio. Importantissimo, perché ormai non possono più essere smentiti. E certo, sono delle prove eclatanti che dovrebbero portare a quello che non vogliamo neanche pronunciare, per, non dico per scaramanzia, ma poco ci manca, perché veramente questa è una delle pagine. Noi italiani nel corso della nostra storia, quando abbiamo smesso di essere l'impero romano, in alcuni momenti di fulgore del ventennio, ma in tutto il resto della nostra storia mi sembra che abbiamo fatto delle figure barbine per la mancanza di loro italiani, per la mancanza di attributi, di capacità, di voglia di dimostrare che siamo un popolo che potrebbe fare ma che non ha mai fatto. Ecco, io delle volte l'ho sempre detto, c'è quasi da vergognarsi di essere italiani. Io non so, vero ingegnere? Ma non è da vergognarsi di essere italiani, è che purtroppo fin dall'inizio i nostri, diciamo così, governanti sì. hanno tenuto un profilo troppo basso di fronte alle, diciamo, ai proclami di colpevolezza degli indiani, eccetera, eccetera, eccetera. E quindi in pratica non ci siamo difesi, questo è il concetto, sì, no? Perché gli sì. andava detto subito, l'Italia doveva puntare i piedi il 29 di febbraio del 2012, quando il Tribunale di Gollam non ha ammesso i periti balistici italiani, due ufficiali dei carabinieri, alla perizia balistica, e adesso abbiamo capito perché, con 3 anni di ritardo. Certo, certo. A quel punto l'Italia doveva dire: no, io vado immediatamente all'ONU, al Consiglio sì, di Sicurezza, sì, sì, al Tribunale sì. internazionale dell'AIA, vado al Vaticano, vado dappertutto, ma tu non puoi fare una cosa del genere, no? Perché poi sulla perizia balistica ci scrivi quello che ti pare, questo è ovvio, no? Certo. Qualsiasi tribunale al mondo butterebbe in eccesso un documento dove manca il consulente tecnico della difesa. Noi ci siamo stati zitti. Questo è sì, questa sì, cosa sì. poi si trascina. Vergognoso, è stato veramente un comportamento vergognoso. Io ricordo un paio di anni fa c'è stato un convegno dove l'ingegnere ha partecipato come esperto, ha mostrato delle foto, ha detto alcune cose sulla perizia balistica, addirittura in prima istanza avevano dato il calibro dei fucili usati durante la guerra fra nord e sud, no? Fra unionisti ecco. Immaginate voi che una persona è completamente all'oscuro, dice: beh, vabbè, perché all'epoca, ma chi, in questi momenti avevano ancora i fucili ad avancarica nella guerra di secessione, no? Ecco. Come ha detto lei, se non si capisce un minimo di armi, non dico uno deve essere un esperto,
non riesce a capire bene i trucchi, posso dirlo, i trucchi che hanno usato questi signori dell'India, certo, nel fare, certo. Guarda, è una cosa che veramente... Però, vede, direttore, allora lì l'astuzia indiana, no? Perché è gente, noi non dobbiamo sottovalutarla, l'avversario in queste cose non va mai sottovalutato, certo. È gente di una intelligenza fina, sovraffina, loro hanno creato il castello di carte ad uso e consumo dei media, cioè ad uso e consumo di chi non è in grado di valutare e magari per fare lo scoop sul giornale pubblicano stupidaggine, no? Senza rendersi conto. Sì, sì. Perché se quei documenti fossero stati resi pubblici prima, o fossero andati alla magistratura italiana, o fossero andati, che ne so, pure a una rivista specializzata, no? Tecnologia militare, certo. Immediatamente sarebbe venuto fuori e diceva: ma che siete matti? Invece loro si sono tenuti 3 anni nel cassetto e adesso sono usciti fuori fortunatamente, perché probabilmente pensavano che quei documenti il tribunale di Amburgo non l'avrebbe distribuiti, resi pubblici. Tant'è vero che fra quelli che ho chiesto io non li ho chiesti tutti, ho chiesto quelli che mi interessano dal punto di vista tecnico, certo. Non voglio sentenze della Corte Suprema, se leggesse qualcun altro, però fra quelli che ho chiesto io, 2 non me li hanno mandati perché sono confidenziali, riservati. Sì. Probabilmente si tratta di materiale diplomatico, lettere fra diplomatici, sì, fra ministri, sì, non sì, mi importa niente, diciamo così, insomma quello che mi serviva c'è tutto, però sicuramente l'India pensava questa roba sarebbe rimasta nel cassetto pure a Amburgo, invece a Amburgo per fortuna non c'è rimasta. Bene, questo è veramente una cosa che ci fa ricredere nel comportamento dei giudici. Noi eravamo rimasti perplessi con la sentenza del Tribunale del Mare, che però poi di fatto nella realtà ha bloccato qualunque possibilità agli indiani di andare avanti nel loro scopo ignobile, posso dirlo, no? Ignobile di, per colpire i tubi italiani e coprire le loro magagne. Quanti morti ci sono stati in quelle acque di pescatori indiani che stavano nelle acque extra il confine indiano? Moltissimi. Ci sono stati praticamente, c'è un sito internet, Save Tamil Nadu Fisherman, insomma salvati pescatori del Tamil Nadu, dove c'è tutto un elenco di incidenti con circa 500 morti tra i pescatori indiani che sconfinano per andare a pescare i tonni nelle acque territoriali dello Sri Lanka. Lo Sri Lanka non ammette questi sconfinamenti e quindi c'è tutta una serie di conflitti, violenze, sono gli stessi pescatori dello Sri Lanka che attaccano quelli indiani, quindi c'è tutta una storia veramente drammatica, no? Perché le acque dello stretto di Palk sono quelle più pescose, diciamo, lì in quell'area, e quindi da 20 anni va avanti sta battaglia, no? Noi potremmo fare ipotesi su questo, su quello, però chi ha ucciso i pescatori è un compito, lo deve trovare la magistratura indiana, invece se mette, se inventasse storielle su italiani, no? Sì. Loro devono fare il loro lavoro e devono trovare chi gli ha ucciso i 2 pescatori, se gli interessa. Se invece poi gli interessa sta a costruire castelli di carte, no? Per dare colpa a questo, dare colpa a quello, per di fermare il mio fino a 24.000 da arriva, per di qui non ci deve passare nessuno armato, solo io posso essere armato, perché poi alla fine la sostanza è questa, no? È una rivendicazione di potere politico, no? E quindi economico. Sì, sì. All'India non mi frega niente di 2 pescatori, chissà quanti ne morono poveracci tutti i giorni. Infatti, allora, vorrei. È chiaro, no? Sì. Ecco, io mi auguro, a parte le speranze per i nostri 2 ragazzi, e io mi auguro che chi in maniera
ignobile, posso dirlo, poi mi querelassero pure, in maniera ignobile, ignavia, con chi ha dato l'ordine al comandante della nave di tornare indietro nelle acque indiane e approdare. Io penso che lì forse è mancato lo scatto al più alto in grado dei Marò nel prendere il comando della nave, come forse può fare, no? Da contratto, da capacità, da possibilità. Ecco, doveva prendere il comando della nave e restare in acque territoriali, in acque estranee al territorio indiano, e chiamare subito navi italiane da guerra, se c'era forse un cacciatore pediniere, un incrociatore non molto lontano, se non sbaglio. Purtroppo stava lontano, stava a 1000 chilometri di distanza, e chiedeva aiuto allo Sri Lanka. Dicevo, mandatemi quello che vi pare, la barca Rimini, quello magnoso. Purtroppo la maestrale, che era armata fino ai denti con i missili antinave automatte, che avrebbero da soli sconfitto tutta la flotta indiana, purtroppo stava a 1000 chilometri di distanza in quel momento, e quindi non è potuta intervenire. Ma il fatto è che nessuno pensava che fosse necessario intervenire, cioè la cosa è partita con una richiesta educatissima: caro Air Master, cioè caro capitano, se per favore rientrate a Coci, perché bla bla, questi sono i numeri, diteci a che ora arrivate, tutta una cosa melliflua. Sì, che uno si poteva aspettare un gesto poi così violento come l'arresto e così via. Addirittura ho letto nelle carte che quando la polizia è salita sulla nave italiana il giorno 16 si è portata i commandos sono quindi non solo poliziotti, attenzione che dal punto di vista giuridico è una cosa importantissima, certo. Non è il poliziotto, cioè agente di polizia giudiziaria che sta facendo un'indagine, che sale sulla nave con la pistola. Vabbè, qui c'è scritto di sé 4 o 6 commandos, quindi militari che sono saliti su con le armi da fuoco, con i fucili, eccetera, eccetera. Se i nostri si ribellavano, succedeva un bagno di sangue, va bene? Se i nostri rifiutavano di consegnare le armi, e comunque non le hanno consegnate loro le armi, sia chiaro. Le armi le hanno consegnate su ordine del console Cutillo, quindi del rappresentante in loco dello Stato italiano. Non è che i nostri militari hanno preso i fucili dalla canna e hanno consegnato. Ecco, questa è la cosa importante. Mi auguro che questo console, se prima o poi cambiasse questo governo che abbiamo e che noi critichiamo, questo console sia trasferito nel peggior posto esistente al mondo. Ecco. Lui si prenderà responsabilità, se sarà consultato con Roma, non lo so. Ma c'è molta gente che deve assumersi delle responsabilità e deve pagare gli sbagli che sono stati fatti, credo, vero, ingegnere? Certamente. Questo certamente, perché sta cosa non può adesso finire così a tarallucci e vino, chi ha avuto e chi ha dato, no? Bisogna rivedere tutto, perché è una questione militare, quindi problema di ordini, di regole, di tutta una serie di cose molto serie. Speriamo che questa novità, cioè questa fortuna, no, di aver avuto accesso a questi documenti grazie al Tribunale d'Amburgo, speriamo che porti a una situazione, insomma, dove l'Italia si fa valere, no? Cioè fa valere, si difende, fa tutto quello che deve da fare. Ecco, dunque, io ringrazio veramente per questa anteprima che abbiamo avuto con il nostro programma, la nostra radio. Siamo felicissimi. Cioè, in Italia mandassano di. Ecco, grazie veramente, perché noi sin da subito, grazie agli amici come lei, ingegnere, come l'amico ingegner Prinzi, il generale Trementini, ci siamo occupati di questa questione e naturalmente, oltre a me, come tanti altri, l'hanno presa a cuore. E ecco, noi siamo contenti, e adesso usciranno queste cose su vari giornali, ci sarà una conferenza stampa, che succederà adesso?
Da domani comincia a uscire sui media e sui giornali. Sabato c'è il convegno a Milano dove parleremo proprio di quello di cui abbiamo parlato adesso. Insomma, ci stanno politici, c'erano giornalisti, insomma, chiaramente è una svolta in tutta la vicenda, perché anche i giornalisti, diciamo, da carta stampata che io ho conosciuto nel corso di questi anni che mi sono stati, sì, diciamo, mi hanno seguito un po', io lo so benissimo, sia quelli di destra che quelli di sinistra hanno fatto di tutto per riuscire a avere un documento giudiziario, telefonate in India, lettere, mail, quello, niente, nessuno ha dato mai niente, non si è mai riusciti a avere nulla. E invece adesso all'improvviso, paravaffene, ci abbiamo tutto, è una soddisfazione enorme. Come no. Una soddisfazione enorme. Certo, sono veramente felice di questa non tanto per l'anteprima che abbiamo fatto, il cosiddetto scoop, ma proprio veramente per la sorte dei due ragazzi. Poi sarebbe interessante quel suo amico conoscente giornalista, se riusciremo a averlo quanto prima. Guardi, so che sta all'estero, me l'ha detto gente che l'ha invitata al convegno di sabato, lo volevano invitare, però sta proprio fuori Italia, non è raggiungibile nemmeno col telefono, chissà su che montagnaccia sarà piccato. Ma quello è uno forte come giornalista, penso. Lui è cronista di guerra, quindi può darsi che sta in zone delicate e per questo viene telefoni spenti, eccetera. Certo, speriamo quanto prima di poterlo sentire. Vediamo. Bene. Certo. Ingegnere, io veramente sono felice, come ripeto, non tanto per lo scoop su queste novità, ma per quanto che sono novità favorevoli, non lo voglio dire troppo, sottolineandolo troppo, ai nostri due ragazzi, che questa è la cosa che ci interessa a tutti noi, non certo farci pubblicità come persone o come radio. Ecco, io mi auguro che si comincia a diradare questa nebbia che hanno creato intorno a questi indiani, che poi hanno dato pure il nome ai poveri pelle rossa dell'America, facendoli chiamare indiani anche sui film, che è una cosa ignobile. Se le tribù pelle rossa superstiti dovrebbero ribellarsi e querelare chi li chiama indiani, perché erano forse più seri di questi figuri che dominano l'India. Ingegnere, grazie, e veramente grazie per le buone notizie. Diciamo, si è iniziato un percorso nuovo, un percorso che forse ci porterà a qualcosa di positivo. Bene, grazie. Benissimo, la saluto, grazie dell'invito e saluti a tutti gli ascoltatori. Benissimo, e buon convegno di sabato. Grazie, arrivederci. Allora, amici, io penso che abbiamo veramente sentito qualcosa di molto importante, di forse è un momento decisivo per la storia dei due ragazzi, che si sono anche ammalati a turno, perché giustamente gente che ha scelto di servire la patria in armi, e non è che ci hanno, no, che sono come alcuni dirigenti di enti pubblici, 4-5 mila euro al mese, no. Questi hanno uno giusto stipendio, forse anche al di sotto di quello che fanno, rischiando la pelle per la nostra nazione, per la nostra patria, e sono stati mortificati in questo modo. Prigionieri, capito? Con delle false accuse, con un monte di bugie, di prove finte. Io l'ho visto al convegno alla Camera dei Deputati, le prove e le foto che ha portato l'ingegnere di Stefano, ed è importante averle viste, perché mi hanno ancora di più convinto dell'innocenza dei due ragazzi. Allora, amici, terminiamo qui la nostra prima parte, ci risentiamo fra qualche minuto, e naturalmente viva i Marò.
Ciao a tutti.